Ben ritrovati in studio per questa seconda parte di Free News. Adesso ci spostiamo a Vittoria. Il sindaco Giuseppe Nicosia ha chiesto nuovamente che la frazione di Scoglitti venga inserita nei collegamenti autobus con l'aeroporto di Comiso. Al momento, infatti, non c'è alcuna corsa che consente ai turisti di giungere dal Magliocco alla frazione Riverasca. Collegamenti autobus tra l'aeroporto di Comiso e Scoglitti. Il sindaco di Vittoria, Giuseppe Nicosia, torna a chiedere insistentemente che la frazione Riverasca sia tenuta in considerazione per i collegamenti con lo scalo Gasmeneo. Il primo cittadino ha inviato agli assessori regionali alle infrastrutture e mobilità e al turismo una nota con la quale chiede l'attivazione dei collegamenti autobus con l'aeroporto di Comiso. Tale nota, per conoscenza, è stata fatta pervenire anche al presidente della regione Crocetta e al presidente della SOACO di Bennardo. Prendiamo atto, scrive Nicosia, che con le corse autorizzate, sebbene in via provvisoria, vengono toccate tutte le zone balneari, eccezion fatta per la frazione di Scoglitti, tagliando fuori dal circuito turistico alberghi, ristoratori e centinaia di esercizi commerciali della località balneare. Sicuramente un atteggiamento che costituisce un danno gravissimo per il territorio eparino e per la sua economia. E per tale motivo Nicosia ha chiesto nuovamente che il collegamento tra Scoglitti e l'aeroporto di Comiso, in concomitanza degli arrivi e delle partenze dei voli, venga inserito nella tratta già esistente Vittoria Comiso Catania, gestita dalla società Autolinee Fratelli Gianporcaro. Restiamo ancora a Vittoria, stanno volgendo al termine i lavori nella casa di Via Iperia e presto la famiglia potrà rientrare nella propria abitazione, ma a preoccupare il comune sono anche le altre abitazioni costruite a ridosso della vallata, edifici di vecchia costruzione e quindi a rischio frana. Giorni più sereni si prospettano per la famiglia Baldacchino, proprietaria dell'immobile di Via Iperia, crollato circa 2 settimane fa. I lavori avviati dal comune stanno volgendo al termine. La famiglia ha vissuto in questi giorni a casa di alcuni parenti. Dopo aver rifiutato l'alloggio presso il convento dei frati Cappuccini e le iniziali incomprensioni, la famiglia pare sia adesso molto più tranquilla e non vuole spostarsi, ma attende la fine dei lavori per ritornare nella propria casa. In ogni caso, quella della Vallata dell'Ippari continua ad essere una zona ad alto rischio per le abitazioni presenti. Si tratta di case vecchie, anche se alcune ristrutturate, ma sempre a rischio frana. L'amministrazione comunale in questo senso è intervenuta per cercare di dare risposte a tutte le famiglie interessate. Sono stati stanziati circa 18.000 euro che serviranno all'impresa che sta eseguendo i lavori a mettere in sicurezza l'abitazione della famiglia Baldacchino e quella adiacente, anch'essa interessata al crollo. Dunque, come detto, fine dell'incubo per i proprietari dello stabile, che entro pochi giorni potranno finalmente ritornare nella loro casa. Adesso Santa Croce Camarina, dove questa mattina alcuni cittadini disoccupati hanno incontrato il sindaco Franca Jurato per discutere dell'attivazione dei cantieri lavoro. Protesta di cittadini disoccupati a Santa Croce Camerina. Si è svolto questa mattina davanti al palazzo del comune la protesta dei numerosi disoccupati che oramai da diverso tempo pagano sulla loro pelle gli effetti della crisi economica. I manifestanti hanno poi incontrato il sindaco Franca Jurato, alla quale hanno chiesto l'espletamento di tutte le procedure previste per l'attivazione dei cantieri di lavoro e delle assunzioni a tempo determinato per i lavoratori disoccupati da più di un anno. Oltre alla problematica dei cantieri lavoro, il comitato organizzativo ha posto all'attenzione del primo cittadino altre problematiche che riguardano l'occupazione a Santa Croce, chiedendo prima di tutto il ripristino dell'ufficio di collocamento nel piccolo centro cittadino. L'incontro con il sindaco è andato, diciamo, discreto, si allarga le braccia come al solito, ci ha fatto vedere il bando dei cantieri che si stanno aprendo per tutta la regione Sicilia. Hanno fatto la riunione a Chiaramonte con l'assessore dei servizi sociali, non più di 4-5 persone a Santa Croce non possono prendere, quindi la situazione diventa sempre più drammatica. E il sindaco ha assicurato che tutte le procedure per l'attivazione dei cantieri sono state espletate ed ha invitato i disoccupati ad iscriversi nelle liste di collocamento per poter avere la possibilità di essere individuato e chiamato per un eventuale incarico di lavoro. Ma il momento è molto difficile, noi ci stiamo, quello che abbiamo fatto, c'è tanta attesa per questi cantieri di servizio che dovrebbero partire da parte, fatti dalla Regione Sicilia. E speriamo di poter in qualche modo intervenire per alleggerire e alleviare questo momento di difficoltà che in tante famiglie. Quello che noi abbiamo fatto immediatamente è di chiedere a tutti i cittadini che si trovano in questa condizione e vorrebbero essere inseriti in questi cantieri di iscriversi subito all'ufficio di collocamento e dare l'immediata disponibilità al lavoro, che è la precondizione per poter accedere a questi cantieri di servizio.
La Rai punta ancora una volta gli obiettivi delle proprie telecamere su Ragusa dopo la puntata di Sereno Variabile mandata in onda su Rai 2 il 9 marzo scorso. Adesso arriva in città la troupe di Rai 1 del programma Linea Verde. Giovedì 12 settembre la regista Emilia Mastroianni ha scelto infatti come location Piazza Duomo ad Ible ed alcuni tra i palazzi e le chiese del centro storico inseriti dall'UNESCO nella lista del patrimonio dell'umanità. Tra le scelte della regista di Linea Verde, quella di mettere in risalto le bellezze culturali e paesaggistiche del territorio ibleo. E adesso lo sport: riprendono oggi gli allenamenti per le squadre iblee impegnate nei vari campionati di Serie D, promozione d'eccellenza. Dopo la domenica certamente priva di soddisfazioni, si riparte per cercare di andare a caccia di punti utili per il proseguo del campionato. Si riparte da una domenica certamente da dimenticare per le ragusane, impegnate nei campionati di Serie D, eccellenza e promozione. Il Ragusa cerca il riscatto dopo il pesante passivo di 3-0 subito nel campo dell'Agragas. Il tecnico Bellotto questa volta però potrà contare quasi al 100% sulla presenza in campo di tre giocatori come Cecco, Malandra e Martinez, che sicuramente potranno fare la differenza in Serie D. Per la terza giornata i biancazzurri affronteranno la Nuova Gioiese, una neopromossa che in questo inizio ha già realizzato 4 punti, frutto di una vittoria e un pareggio. In eccellente trasferta per il Vittoria, unica tra le ragusane a vincere, che domenica affronterà il Siracusa. La squadra retusea, considerata anche dal tecnico all'acqua fra le favorite del torneo, sarà sicuramente uno scoglio duro da affrontare, ma il Vittoria, visto domenica, può certamente cercare di giocarsela. In promozione esordio tra le mura amiche anche per il Comiso. I ragazzi di Lucenti affrontano il Mussomeli e vanno alla ricerca dei primi punti utili. Dopo la sconfitta con il Racalmuto, quello che è saltato agli occhi, oltre alla sfortuna dei casmenei visti i legni colpiti, è di certo la mancanza di una vera punta centrale da affiancare a Ciccio Leone. Alla ricerca dei primi punti è anche il Real Biscari, che dopo la sconfitta per 1-0 contro la Libertas 2010 andrà sabato a Sciacca per la seconda giornata ad affrontare i padroni di casa. E con lo sport termina qui la nostra edizione. Vi ricordo come sempre che potete seguirci sul sito internet freetwallline1.it. Vi auguro un buon proseguimento.